Giornata gelida al Giro d'Italia per la 14ª tappa Cervere-Bardonecchia. Per neve cancellato il Sestrier, confermato l'arrivo allo Jaffreau sopra Bardonecchia, cui si arriva dalla Val di Susa, però tappa più lunga di 13 km. Una tappa che non parte bene, cadono in tre il colombiano Chalapud, Alessandro Vanotti dell'Astana ed Enrico Battaglin della Bardiani CSF. Gli ultimi due devono abbandonare e vengono trasportati in ospedale. Fratture di alcune costole per Battaglin. Vanotti, prezioso gregario di Nibali, accusa forti dolori a una spalla. Quattro uomini in fuga dal chilometro 15, il bresciano Sonny Colbrelli, il comasco Luca Paolini, il veronese Daniele Pietro Polli, il trentino Matteo Trentin, guadagnano fino a 10 minuti e attaccano la salita finale però con soli 4 minuti di margine, ma la fatica della lunga fuga nel freddo si fa sentire. Da dietro non fanno sconti, anche perché il Team Sky ha fatto il forcing e prova a mandare all'attacco il colombiano Henao, forse per prepararne uno di Uran. Invece, dopo un tentativo di Franco Pellizzotti con l'aiuto dell'ottimo ex biker Diego Rosa, è Vincenzo Nibali che a circa 2 chilometri dall'arrivo attacca deciso. Gli resiste Mauro Sant'Ambrogio. Inizialmente anche Betancourt, colombiano della Gelosère, che poi però dovrà cedere. Si staccano il secondo, il terzo, il quarto e il quinto in classifica, ovvero Evans, Uran, Gesink e Scarponi. Sant'Ambrogio annusa il grande salto in classifica e nell'ultimo chilometro da manforte alla maglia rosa. Nibali, unico, senza manicotti, mantellina e guanti, tra i primi al traguardo, a conferma del fatto che nemmeno il freddo gli fa paura. Si accontenta forse del secondo posto. Al traguardo è Mauro Sant'Ambrogio ad alzare le braccia davanti alla maglia rosa, che incamera anche 12 secondi di abbuono. A meno di 10 Betancourt, a 26 un Samu Sanchez in crescita, a 30 Uran, a 33 Evans, Pozzovivo e Kiserlowski, a 55 nono Sonny Colbrelli, primo tra i fuggitivi, non senza rimpianti. Scarponi paga 1 minuto e 28 secondi. Nella nuova classifica generale Evans è a 1 minuto e 26 da Nibali, Uran a 2 e 46, incalzato a un solo secondo da Sant'Ambrogio, Scarponi quinto, ma a 3 minuti e 53.